Ok, va bene. E appunto si chiacchierava un po' su questo tema del museo d'arte contemporanea che potrebbe nascere o non potrebbe nascere, come potrebbe nascere nella città di Bari. Lo stesso problema esiste a Milano, per cui su questo fronte tra Milano e Bari non c'è assolutamente nessuna differenza. Forse con l'unica differenza che a Milano purtroppo c'è già un progetto che riguarda appunto un'area di Milano che è stata riqualificata anche abbastanza pesantemente e nel quale progetto c'è un museo d'arte contemporanea inizialmente pensata al quarto piano di, credo, l'edificio di Libeskind, forse, sotto c'è un fitness center di 3 volte la grandezza e sopra ci sarebbe questa sorta di appartamento di 400 metri dove ficcare una cosa di arte contemporanea. Ma il problema in realtà è che cosa significa oggi? Perché fare un museo d'arte contemporanea senza un dibattito, senza una discussione su qual è il ruolo di un museo d'arte contemporanea oggi? Visto che arriviamo per buoni ultimi a creare un museo, perché non chiedersi un attimino che senso debba avere? E soprattutto partendo dal rapporto con il territorio in cui nasce. Questo non soltanto con l'idea di valorizzare l'artista locale, che sarebbe forse ugualmente anche insomma, triste come idea, ma quale funzione e quale ruolo deve avere? Non solo, ma qual è il rapporto tra architettura e arte diciamo oggi? Perché è già dagli anni 60 che c'è questo problema, no? Io ho studiato un pochino il lavoro di Gianni Colombo. Gianni Colombo è stato un artista estremamente interessante, pochissimo conosciuto, pochissimo studiato, anche perché le sue installazioni, le sue opere erano un po' tra arte e architettura. Dopo ogni esposizione le sue opere vengono distrutte, per cui a lui non interessava l'opera in sé, ma interessava l'idea. E in questo, secondo me, è pienamente assimilabile a diciamo, a quegli artisti concettuali che più che alla costruzione in sé era interessato a un esame dello spazio. E lui è stato in diverse sue interviste molto critico, già questo dagli anni 70, in cui diceva il museo d'arte contemporanea è un museo, è uno spazio che è in conflitto, è in aperto conflitto con le esigenze degli artisti. Cioè, e quali sono allora le esigenze? Come pensare a un museo, a una funzione museale che abbia un senso, un'apertura sul territorio, non appunto in senso localistico, ma in senso proprio di apertura? Quale ruolo deve avere? Questo, cioè, il rischio è di, non so, che queste funzioni ci vengono imposte perché c'è il collezionista di turno che deve piazzare le opere. E questo è anche comprensibile perché a Milano, se pensa a Milano, ci sono parecchie collezioni private che non hanno mai avuto un museo o uno spazio istituzionale, per cui c'è anche tanto collezionismo che avrebbe bisogno di essere mostrato, che avrebbe bisogno che ci fosse uno spazio dove le persone possono andare anche a imparare, soprattutto in una città come Milano, che è capitale del design, capitale della moda, dove l'arte è stato spesso anche fonte di ispirazione per
per tutta questa creative industries, no? Tutte queste creative industries guardano all'arte o hanno guardato all'arte, però c'è stato un buco, c'è stata un'assenza che non ha permesso questo. E questo rischia di essere anche un'implosione per le stesse creative industries, perché comunque se non hai un punto di riferimento dove anche rinnovare lo sguardo, dove comunque succedono delle cose, dove comunque c'è un luogo di dibattito, questi luoghi rischiano di essere estremamente statici e non produrre dibattito, non produrre cultura. Per cui credo che ci deve essere, non so, siete anche voi che forse dovete anche cercare di innescare e di difendere anche questa idea di dibattito intorno a che cosa deve essere. Prego, assolutamente. Che parlava di, in realtà più o meno di Benjamin sul museo come cattedrale di ideologia capitalista, in realtà. Cioè, così come le chiese stavano a un certo tipo di sistema, le nostre moderne cattedrali erano musei perché facente parte di un sistema di turismo anche, di persone che si muovono, vanno a visitare questo, quindi. Cioè penso che poi alla fine dei conti criticare il museo significa anche rivedere tante logiche appunto che ci sono dietro. Anche io sarei meno radicale di Agamben e anche di Benjamin, perché molte cose sono state anche un po' capovolte, no, nel tempo. Però è vero che molti di questi luoghi molto forti, molto importanti, anche penso al Museo di Rovereto, altre cose, hanno succhiato energie e finanziamenti da altri progetti che invece possono essere più capillari, meno spettacolari, però più produttive, no? Cioè, si è teso molto verso la spettacolarizzazione. E questo è forse uno dei problemi. Però quello che credo sia molto importante è evitare di essere espropriati, diciamo, anche a livello culturale, di quello che sono i contenuti e il tema del dibattito, perché quello che a me sembra che difetta molto in Italia è proprio questo del dibattito. Prima di fare un museo, cioè non è l'amministrazione pubblica che deve dire come compensazione all'architetto, l'archistar di turno, mettiamo lì il museo. No, momento, decidiamo che cosa deve essere questo museo, cerchiamo di capire che senso abbia, se abbia un senso lì o se abbia un senso in un altro luogo o con altre caratteristiche. E questo è credo molto importante anche per la vitalità di un progetto culturale. Cioè, in fondo il museo non è tanto un luogo, è un progetto culturale. E deve. Prego. Mi viene in mente un po' sul territorio l'esperienza del Museo Pascali, che è un luogo che ha aperto boh, Sì. qualcosa come 4-5 anni e che probabilmente è manchevole proprio di questo tipo di senso nella sua idea di iniziale. Quindi un luogo che museifica la figura di Pascali con pochi reperti personali dell'artista e che compie un'operazione troppo simile a un'idea di museo vecchia, non soltanto. Come diceva Roberto, nell'idea di contenere l'opera oggetto espressione del capitalismo, ma anche come serbatoio di sperimentazioni, che forse se può avere senso ancora il museo, è la sfida che deve darsi, cioè accogliere il Certo. territorio nella forma in cui artisti intercettino le esigenze e le sappiano tradurre diversamente. Va bene la funzione didattica, però non vedo neanche. No, diventa una sorta di zavorra. Comunque non è solo un problema italiano, cioè il mondo è pieno di musei nelle piccole città che sempre di più si assomigliano con diverse opere che puntualizzano, ognuno vorrebbe avere. E in Italia questo è diventato ancora più frammentario, per cui se pensi che nella Lombardia ci sono qualcosa come una trentina di musei,
musei di arte contemporanea nella Lombardia e sono di solito due stanzette che ognuno di questi vorrebbe avere il suo piccolo percorso che segnala dagli anni 60 quello che è avvenuto, che è forse uno spreco di energie e allo stesso tempo non guarda quello che è il territorio intorno, non guarda quello che potrebbe essere una funzione anche molto vitale di dibattito e così, di aggiornamento di cultura e di pensiero. No, io ho introdotto questo perché mi sembra un problema sentito, che comunque è un problema dell'immediato futuro anche di. Se questo è presente, ci sono comunque delle realtà indipendenti che propongono delle idee già diverse di museo, musei di applicazione. Ma più che altro forse possono essere attive, non so, io credo che l'importante per i luoghi è il problema, diciamo, le domande che si pongono. Penso a delle istituzioni inglesi che più che musei d'arte contemporanea sono luoghi di elaborazione, non so, la Whitechapel di Londra è un punto di riferimento che comunque è nato da un rapporto molto stretto con il suo territorio, questo parlo di 30 anni fa, e con la popolazione del Bangladesh, e che ha cominciato con dei progetti. Dandosi molto da fare su questo tema della progettualità e che ha continuato senza sposare soltanto una linea che fosse quello legato al territorio, ma che ha sempre tenuto un interesse molto forte sia per l'educazione sia per questo tema della creatività fuori dalle mura, fuori diciamo, dell'ambiente, pur diventando sempre di più un'istituzione. Essendo anche di dimensioni più piccole, ha potuto fare quello che il Tate Modern non ha potuto fare, perché il Tate Modern diventa invece un luogo che si è così imposto in una maniera completamente diversa. Però anche lì, senza costruire una grande, forse anche per ragioni economiche, hanno preso una vecchia power station, insomma, una vecchia centrale elettrica, l'hanno svuotata, ed è diventato un luogo comunque di grande frequentazione. Questo anche dovuto a una particolare sapienza, ma è diventato un luogo di appuntamento per gli adolescenti di Londra, ed è veramente così, come anche delle famiglie, cioè è un luogo frequentatissimo. Questo è anche perché una buona parte del loro personale diciamo, lavora su temi del marketing, temi ma in maniera anche creativa, no? Fanno queste enormi, per esempio il museo. Quando hanno fatto una mostra sul surrealismo, hanno fatto un'insalatona surrealista invitando tutta Londra a partecipare a tagliuzzare insalata, che è passata tutta la giornata lì, cioè stratagemmi anche, diciamo così, di un certo tipo, però hanno richiamato persone. Diciamo che dal punto di vista così di una elaborazione comunque di pensiero, di frontiera, forse quello di porsi dei programmi, quello di porsi una serie di docenze, di residencies, tutte queste tematiche qua sono queste che fanno, diciamo, il museo, più che ovviamente la valorizzazione della collezione permanente, però è molto più di questo e credo che è questo che fa del museo un'istituzione di un certo tipo, no? Sì. Io adesso non sono tanto familiare con il contesto milanese, però immagino che ci sia un dibattito intorno all'assenza di un museo di arte contemporanea. Immagino. Chiedevo qual Immagini. è il ruolo, se c'è questo dibattito, qual è il ruolo che Connecting Culture ha Ma io per non lo vedo tutto questo il. Ok. dibattito, io non lo vedo. Vedo forse un'esigenza da parte, cioè c'è una, diciamo, una divergenza. I collezionisti milanesi, io mi ricordo una conversazione
con un critico d'arte tanti anni fa, che diceva: in fondo, se Milano non ha un museo d'arte contemporanea è perché i collezionisti non l'hanno voluta. Però se tu chiedi ai collezionisti se questo è vero, dicono non è vero. Salve, secondo me non è vero oggi. Perché prima forse c'era questa idea anche molto elitaria di frequentarsi nei salotti e non c'era quest'idea di una collezione pubblica che potesse valorizzare le loro collezioni. Oggi come oggi io credo che i collezionisti lo vorrebbero, ma lo vorrebbero semplicemente perché ci sono delle collezioni importanti, ci sono anche delle gallerie che hanno avuto una storia molto importante a Milano. Dalla Galleria Stein, alla Galleria Blu, a tante altre gallerie, e che non hanno mai avuto comunque il bene di avere un museo che raccontasse anche la storia del collezionismo. La storia del collezionismo a Milano è una storia anche importante, no? È un pezzo di storia importante. Questo non è stato raccontato, tantomeno è raccontato da un museo, da un'istituzione come il Museo del Novecento, che c'è soltanto la collezione Jucker, che per quanto importante, risale all'epoca della guerra, insomma, cioè, è molto lontano nel tempo. Per cui sicuramente da un certo lato questo ci sarebbe l'esigenza, tant'è che molte di queste gallerie fanno delle sorte di gallerie parallele, no? La Galleria Stein piuttosto che la Lia Rumma hanno fatto dei giganteschi spazi che sono spazi, però rimangono spazi privati. Appunto non ci sia un No, dibattito forte intorno a no. questo e non c'è neanche nessuno, secondo te, a livello di organizzazioni di diverso tipo che si è preso carico? Perché te lo chiedo perché quando Sì. siamo arrivati qui, proprio il primo anno, c'era appunto tutto questo fermento intorno all'idea della creazione del museo e quindi ci siamo sentite. Anche grazie un po' ai consigli che ci sono arrivati dal nostro comitato scientifico e da Roberto Pinto in particolare, insomma lui ci ha suggerito di prenderci la responsabilità di Di affrontare la proporre. questione e di diventare un po' i connettori delle diverse istanze che appunto la città ospita rispetto all'idea di creare il museo. Noi abbiamo realizzato una serie di conferenze con altre istituzioni europee intorno all'idea del museo ideale. Purtroppo questo non ha avuto un grande richiamo qui a livello locale. Abbiamo cercato di mettere in campo una serie di reading group con gli operatori locali proprio per cercare di capire insieme che cosa vogliamo e cosa possiamo chiedere a questo museo che sta nascendo, cosa ci piace e cosa non ci piace. Però sono convinta che le nostre strategie non siano state le migliori. Quindi per questo mi chiedevo Strategie se in qualcuno termini di coinvolgimento coinvolgimento di dell'interesse pubblico. partecipazione e di mediazione. Ma è molto difficile, non credo che doveste così considerarvi colpevoli di questo, perché anche noi abbiamo continuamente, sempre difficoltà a coinvolgere le istituzioni pubbliche. Le istituzioni pubbliche, come si diceva anche ieri, sono totalmente autoriferite, per cui non è. Ma sì, ma anche perché con gli indipendenti considerano marginali, cioè non portano voti forse, non sono presenze che potrebbero domani non esserci neanche più, perché comunque vivi di stenti, non sono viste come punte di riferimento anche dal punto di vista delle idee o dell'elaborazione di pensiero, no? Forse siamo noi stessi proprio come indipendenti che Forse abbiamo un grande bisognerebbe problema per anche farci delle allearsi e connettersi, responsabilità. per questo è molto importante la rete, per diversi motivi. Uno è anche quello di mettere una sorta di pool di servizi, che diciamo è una parte della porta di dietro, come si dice, kitchen door, ma dall'altra parte anche proprio per proporre, per non essere taglieggiati ogni volta dagli assessorati, eccetera, per dire abbiamo una politica comune, cominciate a prenderci in considerazione. Scusa. Io no, volevo dire, sono visto dalla periferia del mondo, insomma, Non quale esiste una maggiore periferia del ragione. mondo, sono Esatto. tutti periferie del No, mondo. vabbè, rispetto al sistema dell'arte non è così, è No, meglio, mi spiego meglio, no? Perché voglio dire,
quando incontro i critici stranieri, loro mi dicono: ma voi artisti italiani come fate senza un sistema pubblico a vivere? Allora, non si possono fare le notte con i critici. Certo, certo. Il sistema privato tende a gestire quello che nasce in questo paese. È vero, c'è stata la musificazione, la monumentalizzazione durante il fascismo, eccetera, eccetera, di certe istituzioni, la biennale, la quadriennale, via Dopodiché questo tipo di istituzioni, i privati hanno tentato di gestire, ed è l'operazione per cui il collezionista è a volte interessato, a volte non è interessato a mostrare la propria produzione, comunque a gestire. Allora, istituzioni come biennale, quadriennale, eccetera, eccetera, sono istituzioni viste qui dalla periferia del mondo privatizzate, cioè nel senso che fanno riferimento ad un sistema dell'arte che è privato, sostanzialmente, che gestisce determinati prezzi, gestisce le carriere delle persone, dei curatori e via dicendo. Allora, purtroppo, in mancanza di un sistema pubblico, va bene, è veramente difficile pensare a progettare, perché su questo si creano, ora è chiaro il sistema pubblico, la corruzione, tutto quello che vogliamo, però credo che la presenza di un sistema pubblico così come è negli altri paesi, perché negli altri paesi ci sono dei segmenti di pubblico, va bene, o comunque di maggiore trasparenza, dei meccanismi che consentono una maggiore, attraverso il ricambio, attraverso l'esperienza, attraverso la qualità, la selezione delle persone, così, tanto da consentire, diciamo, all'intero sistema artistico una maggiore apertura e un maggiore dibattito rispetto alle cose. Qui il tema è che non lo so, questo cose, io non vorrei andare troppo lontano dal nostro dibattito. No, io sto parlando per esempio di Bari, cioè il tema di Bari è di questa copertina che viene contesa da alcuni circuiti privati, va bene, per cui non si riesce a fare niente, perché ci sono due o tre gallerie, c'è due o tre interessi forti che si tirano questa cosa in un'ottica di privatizzazione delle risorse pubbliche. Ma scusami Mario, parli del museo? Parlo del museo. Però a quel punto verrebbe fuori una cosa che non avrebbe neanche tanto senso. Sì, infatti questo è quello che sto dicendo. Ma io credo che bisogna, se non si pensa ad un'idea, del resto, perché noi siamo in ritardo rispetto al contemporaneo in questo paese, rispetto a, cioè proprio al ministero, cioè noi avevamo l'idea di bene culturale come bene storico, non abbiamo il MIBAC, certo, che manca proprio la cultura del pubblico da questo punto di vista, perché questi sono stati studi privati e basta. Però questa è un'unità, però in cui una logica di alienazione del welfare, no? Com'è nell'istruzione, via di da parte. Però secondo me stai mettendo tante cose insieme. Allora, sono in relazione, però bisogna anche articolarli. Cioè, una cosa è quello del ritardo nel saper accogliere la contemporaneità, e questo fa parte di una eredità italiana, forse di studi idealistici di un certo tipo, no? Per cui non si riesce a vedere l'arte contemporanea se non all'interno di molte facoltà di studi, se non all'interno dell'alveo della storia dell'arte, e questo è un grosso limite, però questo dipende forse anche da voi e non so, da persone come lei che vanno all'estero, che comunque apprendono anche una modalità diversa di guardare all'arte contemporanea. L'arte contemporanea può essere guardata forse con più interesse attraverso gli studi così filosofici, semiotici, comunque guardare
la sincronicità, guardare l'ambito contemporaneo in termini di complessità, piuttosto che soltanto riguardo a uno storico artistico. Per cui è necessario questo ed è necessario il dibattito. Per questo, secondo me, indipendentemente dal pubblico, del privato, eccetera, è necessario che anche la vostra attività in termini di attività associazionistica, eccetera, sia quello di, così, di costruire i termini di un dibattito, perché così diventa anche più difficile per chi vorrebbe semplicemente piazzare la propria collezione e chiamarlo museo, o comunque lavorare su quello che c'è per rendere problematico anche le realtà, perché altrimenti tutto difetta di semplicismo e di e così e non affronta quello che sono anche le problematiche molto più contemporanee anche della comunicazione, come le persone si relazionano, che è forse anche quello di cui vi potrà parlare anche molto bene John Rubin, no? Questa idea di come ci si relaziona realmente e non soltanto attraverso le istituzioni, eccetera. Ma se torniamo un attimo su questo tema, per esempio dell'intercultura. Così, tanto per non così chiuderci in questo dibattito solo sul tema che è molto importante, però per esempio questo che noi abbiamo fatto nel 2010 è stato un convegno sul tema Lost in Translation. E questa è un'immagine di Adrian Paci, che è, come sapete, è un artista albanese immigrato in Italia, e una delle sue opere così molto così forti di queste persone in attesa. È nato questo progetto, è nato da un convegno che abbiamo realizzato, un simposio internazionale che abbiamo realizzato alla Triennale nel 2010, e abbiamo invitato Sarath Maharaj. Forse sapete chi è Sarath. Sarath è stato un po' il braccio destro, l'eminenza grigia, diciamo, dietro Documenta 11 di Occhi e Vezzor. Diciamo, è la persona che più ha messo ha teorizzato questo tema di grande apertura, che è stato quello di Documenta 11. Cioè, Documenta 11 è stato preparato da Catherine David, Documenta 10, che è una curatrice francese e che ha aperto proprio la cultura occidentale a una rivisitazione di se stessa. Però diciamo, Documenta 10 è stato soprattutto rivolto all'Occidente in qualche maniera, no? Veramente un riguardare se stessi con occhi diversi. Documenta 11 invece è stato veramente un'apertura a un'arte globale che prendesse in considerazione anche forma d'arte che erano meno canoniche e che fossero delle forme e così anche di documentario, per esempio, documentaristiche che non erano state così prese in considerazione, e assolutamente all'opposto di quello che era stato invece la famosa mostra Magicien de la Terre, che aveva invece questo sguardo esotico o comunque che rimaneva anche, che aveva comunque quest'idea dell'altro come qualcosa ancora da riportare a una cultura occidentale dominante. Invece, Documento 11 ha esploso tutto questo e ha in qualche maniera aperto il dibattito, non in senso relativistico, per cui non è diventato una lettura
diciamo postmoderna? Assolutamente no. La tesi di Enwezor, che io condivido, è che viviamo tutti in una condizione globale, per cui non si può parlare di relativismo, ma molto di varie sfaccettature di una realtà unica, però, in cui tutti noi siamo immersi e nel quale ci siamo tutti, per cui quello che avviene a Kinshasa in qualche maniera può avere un peso a quello che avviene a Milano, e sono cose che sono in relazione, non sono relativistiche, non sono mondi separati, perché questa è una cosa molto cara al postmoderno, che pensa sempre comunque a un riciclare, però non si confronta con una realtà che in realtà forse esiste ancora. In ogni caso, Maharaja ha scritto dei testi che noi abbiamo tradotto con grande difficoltà e prodotto anche in questo libro che vi lascio, che è qua. Aspetta se lo trovo. Forse, ah, qui, forse era qua. Scusate. Questo aggeggio. Che non so se volete far girare. Ok. A questo simposio abbiamo invitato diversi artisti che si sono cimentati con questo tema della relazione tra le culture, e in particolare Christoph Wodizco, Margetica Potric, Maria Teresa Alves e Adrian Paci, e c'è anche Luca Vitone, che forse non è stato messo in questo elenco. Questo è un lavoro di Wodizco che nella Biennale del 2009, forse qualcuno se lo ricorderà, è un lavoro fatto in Italia e sono conversazioni viste attraverso queste finestre in cui degli immigrati parlano tra di loro dell'Italia e di quello che è comunque stato una loro. E tu puoi metterti le cuffie e senti come se tu fossi stessi origliando a dei discorsi privati che sono spesso anche molto poco lusinghieri e anche qualche volta così imbarazzanti rispetto all'ospitalità, diciamo, dell'Italia. Ecco, questo purtroppo non ho le immagini di altri progetti che sono stati presentati in questo caso, forse ce li ho da un'altra parte. Però questo progetto poi è diventato anche un premio e ve ne parlo perché la terza edizione di questo premio è ancora aperto ed è un premio per artisti, se ne parlava un po' ieri, che vogliono realizzare un progetto insieme a un'istituzione pubblica per un destinatario che è una comunità o comunque un potenziale pubblico per il patrimonio. E che cosa è il senso di questo premio? Che non è sempre così facile da capire. È quello di valorizzare il lavoro degli artisti che cercano un committente pubblico, per cui incoraggiare anche gli artisti a cercarsi un committente e lavorare per un'istituzione pubblica, lavorare insieme a un'istituzione pubblica, per cui adattare anche la loro poetica a una necessità di dialogo con le istituzioni. E dall'altra parte chiedere all'istituzione di lavorare con artisti giovani, con l'idea anche di ampliare il proprio pubblico, di ampliare anche i linguaggi che utilizza per comunicare il proprio patrimonio, per comunicare anche quello che è oggetto della loro collezione. Questo non è un'operazione indolore, perché nel momento in cui si comincia a guardare il proprio patrimonio, culturale, la propria eredità con gli occhi di quegli altri, cioè si apre a un dialogo, cambia anche la tua visione di te stesso, cambia anche la tua visione della tua storia e del tuo patrimonio, del nostro patrimonio. E questo significa anche un cambiamento proprio ermeneutico, un cambiamento di interpretazione di quello che è il nostro patrimonio, non più una storia chiusa,
con un inizio e una fine raccontata mille volte, ma qualcosa di dinamico e di aperto che abbiamo necessità di ridiscutere e di riaprirci, cioè noi come loro dobbiamo riappropriarci di un patrimonio che oggi ha un significato per noi diverso di quello che poteva avere ieri. Per cui anche quello che è la storia delle crociate, raccontata dalla leggenda della Vera Croce, di Piero della Francesca, forse oggi, se, in una società plurale e multiculturale, forse va riraccontata, rinarrata, non come le glorie, le gloriose sorti progressive del cristianesimo militante, ma come un incontro-scontro di culture. E tutto questo è necessario se vogliamo arrivare a una comprensione e una condivisione delle culture. E tutto questo può avvenire sul piano culturale se ci mettiamo in questa ottica. Ovviamente, se non ci mettiamo in questa ottica, c'è il pericolo anche che un giorno non troppo lontano questa nostra cultura venga rifiutata dalle persone che abitano e che fanno parte comunque stabilmente anche della nostra società, perché comunque con le seconde generazioni, le terze generazioni di cittadini da altri paesi, da altre religioni, questa è una prospettiva che può accadere. Ok, questi sono stati i primi a vincere questo premio. L'associazione che ha curato il progetto era l'associazione Isole, e il progetto che ha vinto la prima edizione era di Judith Danelli, Impossible Sites Dans la Rue, che è un progetto di così. Out of the box, che è un progetto realizzato con la comunità di Piana degli Albanesi, che appunto è una comunità innestata su questa collina vicino a Palermo da diversi secoli, insomma. E queste sono immagini di questo progetto. Queste sono cioè ognuno dei partecipanti è stato dato questa possibilità di fare queste fotografie, come si chiamano, con la scatola, come si chiama, non viene, no, no, la bancottico è all'opposto, è questa foto fatta in maniera molto semplice con, no, 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 solo il foro, come si chiama? Pinhole photography, sì, ma non mi viene la parola in italiano. Ok. Ecco, questo è un progetto recente che abbiamo fatto al quartiere di Sant'Elia a Cagliari l'anno scorso, nel marzo dell'anno scorso, insieme a Marinella Senatore. E abbiamo curato la realizzazione di questo cortometraggio, realizzato con gli abitanti del quartiere di Sant'Elia. Il quartiere di Sant'Elia è un quartiere satellitare di questi casermoni, molto problematico perché è a qualche chilometro dal centro di Cagliari, è considerato proprio un quartiere malfamato, in cui la maggior parte degli uomini sono in galera, i figli non hanno, cioè, bazzicano sotto casa e comunque spesso tossicodipendenti, e le mogli, le madri cercano di barcamenarsi, tant'è che ci siamo relazionati con l'associazionismo e anche e soprattutto protagonisti di questo progetto sono state queste mamme dell'Associazione delle Mamme di Sant'Elia, che sono state fondamentali in questo, e persone che vivono delle realtà davvero drammatiche. Questa è appunto la zona vista dal mare, oltretutto è una zona che avrebbe delle grandi possibilità di rigenerazione anche urbanistica, perché c'è tutto un lungomare qua che andrebbe bonificato, ci sono dei progetti che andrebbero realizzati che potrebbero veramente valorizzare questa zona.
Allora, il progetto che abbiamo messo in atto si chiama Piccolo Caos, appunto cortometraggio, che ha avuto una prima fase in cui i cittadini sono stati invitati a partecipare a dei corsi di formazione su vari temi inerenti alla realizzazione del progetto, per cui sceneggiatura, fotografia. Come tenere in mano la cinepresa, danza, soprattutto è stato fondamentale l'apporto delle coreografe. Le coreografe hanno in qualche maniera costituito proprio una linea di continuità e hanno coinvolto, diciamo, tutta la popolazione, per cui ai corsi di danza venivano tutti, bambini, anziani, signore, in qualche maniera tutta la popolazione. E infatti questa è qualche scena e tutto questo progetto viene gestita da Marinella, curata da noi, ma soprattutto viene realizzata da loro stessi, per cui sono loro stessi che fanno il ciak, sono invitati a far parte, a rendersi parte. Questa è una presa della. Come immagine, lei si rifà molto a Wenders, alla Pina Bausch, insomma, i riferimenti sono tanti, in questo. Però, diciamo, prendendo come scenari anche i luoghi iconici della città di Cagliari o anche del lungomare, diciamo che adesso il filmato è al Castello di Rivoli, nella mostra che Marinella ha in questo momento al Castello di Rivoli di Torino. È stato un progetto, diciamo, dal punto di vista. Si è coinvolto anche il teatro di prosa, il teatro lirico, perché poi le presentazioni sono state fatte anche lì. E nel filmato finale c'è anche molto. C'è anche, per esempio, le scuole, sono state due scuole di Sant'Elia, che è stata una vera e propria fatica, perché all'inizio le scuole non volevano partecipare o pensavano che comunque i genitori non avrebbero mandato i propri figli, c'erano tante paure per l'utilizzo delle immagini, sai, tutte queste cose qua. E anche i genitori a vederli, insomma, è stata un'esperienza abbastanza forte, perché molti di questi hanno dei problemi effettivamente molto grossi. Però alla fine siamo riusciti a coinvolgere tutte e due le scuole, per cui ci sono state la presenza di un'80ina di bambini, per cui nell'insieme il progetto ha coinvolto 500-600 persone nell'insieme. Ok. Sì. C'è Sì. una storia che viene raccontata o No, in realtà è una l'idea era che attraverso la danza le persone si raccontano, per cui il senso era un po' questo. Se posso fare una critica a quella che è, io penso che è forse mancato un po', perché la sceneggiatura non è stata molto sviluppata in questo progetto. È stato dato più importanza alla danza e più a un effetto corale, diciamo, dell'insieme. Per cui rispetto ad altri progetti, io credo che forse la sceneggiatura avrebbe potuto essere sviluppata in maniera. Sì, avrebbe potuto essere. Invece è rimasto un pochino un progetto che si è concentrato sui volti. C'erano dei volti molto, molto forti, molto caratteristici. È rimasto un progetto un pochino più sviluppato su questo tema anche a livello estetico. Ed è un dibattito in corso anche su questo tema, cioè che cosa rimane. Cioè, i protagonisti si sono molto rivisti in questo processo, e sicuramente questo processo è stato un processo anche che gli ha aperto delle possibilità. E,
Salve. Cioè, rimane una domanda aperta su che cosa realmente. Sicuramente anche per l'amministrazione è stato importante perché ha permesso ai cittadini di Sant'Elia di poi entrare nel, probabilmente in luoghi dove non sono mai andati, per cui il teatro lirico, cioè di partecipare a un'opera, anche di accedere a una cultura che poteva sembrare per loro elitaria e che di fatto invece li ha accolti come cittadini. E credo che sia proprio l'inizio di un processo che è molto più lungo che il comune, che è un comune in questo momento anche abbastanza illuminato, di una giunta anche giovane e aperta, e hanno realizzato questo progetto Mondi Possibili, ed è un progetto di inclusione culturale molto importante, e noi abbiamo pensato questo progetto di Marinella proprio come, diciamo, un primo passo anche un po' simbolico in questo senso di inclusione culturale, e in questo senso credo che abbia funzionato. Rispetto a quello che dicevamo prima, rispetto alla continuità di alcuni progetti che sono stati realizzati qui, scusami se continuo. Certo, assolutamente, è fondamentale, sì. Ecco, mi viene da pensare che quello che dicevi rispetto al fatto che un progetto singolo abbia comunque dato un'idea ai cittadini di arte accessibile, ecco, questo certo, è fondamentale. Certo. E questo anche progetti. O anche una curiosità, anche quello solo di tenere in mano la cinepresa e far parte di un progetto comune, anche solo per un istante, ti apre una porta, per cui in questo senso, soprattutto per i più giovani, ha avuto comunque un senso, e per il lavoro anche di appunto di così avvicinamento di una parte della città completamente staccata, perché Sant'Elia è proprio un ghetto, bisogna dirlo, è un ghetto. Sì, volevo un attimo scagliare una freccia a favore dei progetti dalla durata, insomma, determinata nel tempo, prima sì, si parlava con Antonella di certo, progetti che sono nati negli ultimi anni. Ecco, comunque hanno il potenziale di aprire delle possibilità. Sì, l'importante è che l'amministrazione pubblica ne sia consapevole e che continui in un altro modo, perché un progetto non può fare più che quel punto lì, è un momento, no? Dopodiché noi non siamo sul posto, invece l'amministrazione deve comunque dare seguito a quel progetto. Io questo non so se lo faranno, però è importante che sia un primo passo attraverso una rigenerazione e una ricucitura, soprattutto una sutura, no? di quel luogo. E penso che lo faranno in altri modi, per esempio quello, adesso questi cittadini hanno cominciato a chiedere delle cose, prima non chiedevano neanche niente, adesso chiedevano, non so, le donne di Sant'Elia chiedono uno spazio per la loro associazione, chiedono di esserci. E questo è l'amministrazione che poi deve continuare su questo tema. Un'esperienza positiva? Sì, nell'insieme è stato per noi un'esperienza molto difficile, perché comunque in questo caso la collaborazione con l'artista è stata molto difficile. Ma questo è un backstage che in realtà ha poco a che vedere con il progetto realizzato. In realtà il progetto che noi avremmo voluto mettere in campo era più ampio, nel senso che andava anche oltre il cortometraggio, ma avrebbe significato fare un lavoro di ricognizione come normalmente noi facciamo, che avrebbe legato di più con le associazioni. Noi come associazione Connecting Cultures che abbiamo curato il progetto. Ma a volte bisogna anche rispettare i desiderata degli artisti, che in questo caso concentravano tutti i loro sforzi sul prodotto e solo questo volevano realizzare. E questo... Sì. Il risultato finale poi deve avere comunque dei caratteri, sì, formali, perché il racconto del processo è diverso, no?
Beh, certo, cioè, è chiaro che c'è un processo in cui si deve rispettare il territorio, si deve rispettare anche i protagonisti per i quali e con i quali si realizza l'opera. E poi c'è l'opera che ha una sua valenza estetica che comunque appartiene all'artista e si cerca di fare entrambe le cose. Comunque... Io credo che i criteri sono stati rispettati. Forse avremmo voluto fare di più in questa direzione del coinvolgimento della realtà locale in maniera così un pochino più completa. Però. Sì. Rispetto a questo, come nella formulazione del bando, sì. L'apertura che voi contemplate, cioè la soglia di apertura di un progetto... Stai parlando del nostro premio sì, adesso? Sì, faccio un caso specifico okay. Su questo racconto che ci ha appena fatto dei primi due progetti che hanno poi potuto svilupparsi. Mi chiedevo quanto sia importante per voi fare anche, strutturare il bando, la proposta, il premio, chiamiamolo così, mm-hmm. In modo che anche le proposte che ricevete non siano troppo definite e quindi... non tengono conto di quello che è poi lo sviluppo sul posto. Mi spiego un po' meglio. Sì, sì, cioè, ho capito. Marinella, voglio dire, fa una sì. proposta definita entro un tema e una formalizzazione. Sì. Rischia, come magari ci racconti, di non intercettare poi le tematiche piuttosto che le necessità, piuttosto che i desideri del territorio, e racconta qualcosa che somiglia più a lei, anche se ha un sapore collettivo. Sì, allora mi chiedo quanto poi nella formulazione del bando... Questo non era il risultato del nostro premio. Questo era un progetto che noi abbiamo fatto su richiesta del Comune di Cagliari. Cioè non c'entrava con il nostro premio, forse non l'ho spiegato abbastanza bene. Questo è stato noi siamo stati curatori di un progetto per mondi possibili del Comune di Cagliari, che non c'entra. In realtà quello che noi valutiamo nel progetto è sicuramente questo, quello del coinvolgimento del pubblico, perché comunque deve avvenire anche sul tema anche un po' della memoria o cioè deve esserci un terzo elemento che è quello del contesto o del patrimonio o comunque di una valorizzazione dell'ambiente comunque legata a un'istituzione. In questo caso è stata una sua opera che noi avremmo voluto fosse più legato ai luoghi, effettivamente come dici tu diventa qualcosa che molto le assomiglia e che per lei rischia nel tempo di ripetersi, perché comunque una volta che hai fatto tre o quattro di questi progetti, se sono tutti simili, anche tu come artista non ti sei sviluppata, non hai sviluppato magari le tante possibilità che questi luoghi ti avrebbero potuto offrire. Per cui, cioè, questa è la mia critica, però è una critica, diciamo, ho diversi cappelli in questa storia, per cui... lo sviluppo, quindi a volte da un lato è importante avere questa apertura, però molto spesso i premi ti chiedono una precisione tale che se non sei già stato in quel luogo e non ti sei confrontato, rischi di proporre qualcosa che poi devi realizzare se passa, però allo stesso tempo i rischi sono questi, quindi è molto importante anche capire l'apertura di chi propone i premi certo. rispetto a certo. possibilità Ma di cambiare anche. È chiaro, sì, il progetto può cambiare, non è tanto questo importante, l'importante è proprio la costruzione strutturale, cioè avere chiaro per quale istituzione, con quale istituzione stai lavorando, che sia un'effettiva collaborazione con questa istituzione e avere anche molto chiaro il destinatario, perché questo effettivamente è un premio di un'opera, non dico di arte pubblica, ma di arte partecipata con un'istituzione pubblica o con un'istituzione. Per cui è triangolare questa cosa. Infatti la difficoltà anche di spiegarla è questa, perché è nata così, è nata
per la valorizzazione, tant'è che non lo facciamo da soli, ma lo facciamo con la Fondazione ISMU, Patrimonio Intercultura, e sono lì con la Silvia Mascheroni e con la Simona Bodo, che sono comunque due esperte in questo ambito dell'inclusione culturale e studi sul patrimonio. L'istituzione è in senso molto lato, nasce da un bisogno dei musei di comunicarsi in maniera diversa. Purtroppo spesso troviamo che i musei continuano ad essere inerti in questo, continuano a non essere protagonisti di questo premio. C'è alcune punte virtuose, tipo la Pinacoteca di Brera, perché ci sono delle persone straordinarie come la Manuela D'Afra, che comunque questi progetti li mette in atto, e cercano attivamente un pubblico e di comunicare in maniera diversa, di proporsi in maniera diversa. Però i musei statali continuano a essere dei grandi latitanti. Tant'è che io vedo, insomma, una crisi forte di un museo come gli Uffizi, cioè è un museo che non conosce il proprio pubblico, che non lo vuole conoscere, che lo vuole tenere fuori dalla porta il più possibile, e poi ne è sommerso, perché comunque è incapace di gestirlo. Ed è soltanto una questione di cattiva gestione per una mentalità che è quella dell'assedio, no? Dice: io sono assediata, ne ho troppi, fuori, deteniamoli fuori, e se rimangono anche una giornata sotto la pioggia per venire a entrare, che ci importa, meglio, no? Ma non è così che si può gestire un museo, e comunque non è utile per nessuno. Il museo così invecchia, il museo nonostante il suo indubbio patrimonio, non si rinnova, perché comunque. Sì. Questo genere su attività legate, come possiamo chiamarle, sociale, su progetti artistici legati al sociale, perché ho visto a Torino anche artisti che sono posti un problema, cioè di aver individuato anche una specie di ipoteca di alcune parole, perché forse ci sono dei bandi appetibili, ci sono dei finanziamenti in questo momento per determinate attività, quindi c'è un surplus quasi di bandi su queste attività che in realtà si traducono in appalti, attività di poco conto, comunque Sì, perché sono progetti difficili da realizzare, perché hanno tante sfaccettature, allora bisogna avere molto chiaro, è quello che si diceva prima, molto chiaro gli obiettivi, molto chiaro, ci sono tutta una serie di, io penso, competenze che esulano dalla competenza strettamente artistica per far funzionare un progetto così di pratiche sociali, e il che vuol dire sensibilità per il proprio pubblico, vuol dire sapere per chi lo stai facendo e con quali. Cioè, qual è l'obiettivo della committenza e qual è la necessità dei destinatari? E spesso sono anche in conflitto. Cioè, molto spesso un progetto può deragliare semplicemente perché il committente o l'amministrazione pubblica vuole fare bella figura e l'artista non è affatto interessato a far fare bella figura, ma a sviscerare un problema, e il destinatario è totalmente indifferente. Per cui, cioè, succede anche questo. Allora devi anche capire che quel destinatario deve avere un interesse anche. Per questo si torna al discorso che si faceva prima, ieri, e chi sono i portatori di interesse. Prima ancora di fare un progetto, devi capire chi sono i portatori di interesse di quel progetto. Questo non significa che tu devi calare il tuo progetto su quello che ti dicono gli altri, però devi tenere molto presente che se tu fai un progetto, in che contesto lo stai facendo, per chi lo stai facendo, con quali risorse, e devi trovare il modo di far quadrare il cerchio, perché altrimenti è molto facile che il progetto deragli, che o vengono fuori conflitti, conflitti tra artista, curatore, o conflitto con l'amministrazione pubblica. È molto spesso, cioè accade spesso,
Effettivamente, noi nel progetto in Toscana, che insomma, ha fatto una parte di strada, ma un'altra parte di strada non l'ha potuto fare perché comunque le amministrazioni sono in conflitto tra di loro, oppure vorrebbero che tu coinvolgessi nel progetto degli attori che sono totalmente inerti, come non so, il locale associazione dei fotografi dilettanti che sono tutti più o meno settantenni, perché quelli sono vuoti e invece tu vuoi lavorare con i giovani perché comunque è con loro che tu riesci a esprimere una progettualità diversa. Per cui le tematiche sono tante ed è molto importante anche sviscerarle il più possibile prima che dopo, perché quando sei dentro diventa complicato. Bello intenso di lavoro. A volte vedo bandi che durano un mese, mi sembra anche Sì, ma più. infatti non funzionano, ma anche i bandi sono emessi in maniera molto superficiale, no? Alla fine sono destinate anche i bandi possono essere destinati a produrre progetti che falliscano. Noi abbiamo cercato di fare delle giornate, infatti la giornata di studi che abbiamo fatto la settimana fa è stata una giornata propedeutica al bando che abbiamo messo in essere e mi rendo conto che è un bando complicato, però vuole essere complicato perché in qualche maniera vuole specificare il più possibile anche le cose e noi siamo comunque aperti a chiunque voglia chiedere, a fare domande su come. Se una cosa è percorribile o no, in termini di che cosa proporre, cioè, su questo siamo assolutamente disponibili ed è una buona pratica fare questo. Cioè, del resto anche la Cariplo, che sono i nostri finanziatori principali, cioè, svolgono un'attività di consulenza nei confronti di chi deve rispondere a un bando. Questo non significa che ti favoriscano, assolutamente no, però ti danno una serie di dritte su come devi fare per concorrere con competenza, per non sbagliare. Come? No, no, le banche non sono interessate, le banche però che sono le casse di risparmio, le ex casse di risparmio che sono diventate fondazioni, hanno un preciso obbligo di legge. No, no, nel senso che le vecchie casse di risparmio avevano dei fondi che sono dei fondi molto importanti accumulati negli anni, nei secoli, che sono un patrimonio comune, non era un patrimonio delle banche, per cui c'è stata una legge un po' di anni fa che ha separato l'attività delle banche dalle fondazioni che custodiscono questi patrimoni, obbligando le banche a usare questi patrimoni, chi li avesse, sono soprattutto le casse di risparmio, ex casse di risparmio, utilizzarli per motivi di bene comune e scegliendo anche a quale branca, cioè per la ricerca scientifica, ricerca oppure beni culturali, formazione, eccetera. Una delle più ricche era la Cariplo, che Cariplo vuol dire Cassa di Risparmio della Popolare della Lombardia. Ed è stata gestita in maniera egregia da Guzzetti, che ha continuato una linea, diciamo, di continuità. E dentro nella gestione di questi fondi ci sono anche molti giovani molto competenti, per cui hanno voluto anche continuare a sperimentare. Noi siamo beneficiari di un altro progetto che è appena cominciato, che è un progetto di coesione sociale e culturale insieme su una determinata zona, che è la zona 6 di Milano, che è una zona molto complessa, che tiene insieme zona Giambellino, che è una zona molto povera di immigrazione, zona Tortona Solari, che è la zona degli grandi eventi intorno al Salone del Mobile, e è la zona Parco delle Risaie, per cui una zona molto complessa. Questo progetto è di cercare di, diciamo, sopperire agli squilibri che ha questa zona nella progettazione a lungo termine. È un progetto di 3 anni che dovrebbe innescare dei processi virtuosi, esatto. E questo è, diciamo,
diciamo, l'aspetto della nostra realtà, della nostra mission, diciamo, che è quello che va un po' oltre i singoli progetti, che è di cercare di costituire una presenza istituzionale sul territorio che ha determinate linee di progettualità che riguardano il rapporto col territorio, coesione sociale, creazione di competenze, tutte usando la cultura come strumento poi alla fine, senza ovviamente falsare e senza intaccare la libertà dell'artista, però cercando di utilizzare la cultura come bene comune. È un po', diciamo, in sintesi quello che cerchiamo di fare. Naturalmente questo dimostra anche, crea una differenza enorme tra il nord e il sud del paese Eh rispetto sì. all'uso che le fondazioni fanno, innanzitutto la scarsità di risorse, perché noi non abbiamo quel Le genere di risorse. fondazioni, perché No, non ci sono di sono, meno, ci sono sono come di meno, orecchie, sì. soprattutto, perché per esempio Pochissimo. la Banca Popolare di Bari fa i bandi, diciamo, la sua fondazione di Rifine, ma sono ovviamente assolutamente incomparabili con le cose che Però avete. posso spendere una parola? Sì. Perché è un paio di giorni che discutiamo in questa dimensione dell'azione locale, che diciamo come giovani artisti, se mi permetto di dire, non viviamo più. Cioè, nel senso, la Fondazione di Bari che faccia bandi per chi decide di agire solo su Bari, ok, però voglio dire, anche un artista o un curatore che voglia fare esperienza andrà a guardare alla Cariplo piuttosto che a. Cioè, voglio dire, sì, è un limite del Certo. territorio, lo guardiamo, ma allo stesso tempo non possiamo neanche pensare di Ah, dov'è. certo, Cioè, di nel rimanere senso, ci necessariamente. si sposta anche su territori che hanno un'emancipazione diversa, poi si torna e si dà un Come suggerimento, per no? dire. Assolutamente. No, vabbè, lo dicevo solo per dire, siccome lui chiedeva perché sono le banche che investono, dicevo solo No, no, che non si sono nota la d'accordo. Sì, differenza, no, io mi d'accordo sicuramente si perché nota la differenza. in questi giorni è emerso un po'. Però Ma questo poi hanno un prende. carattere storico da noi, restauro Eh delle sì, ma porte di San questo è, vabbè, Nicola, una forte i consuetudine dappertutto. francobolli dell'epoca Però borbonica. questo progetto è stato, il Capito? premio è finanziato dal Ministero, non dalla Cariplo, cioè finanziano praticamente soltanto la cifra però insomma è il Ministero, la cosa singolare è che le istituzioni meno, cioè più inerti in tutto questo sono proprio i musei statali, nonostante che sia il Ministero che finanzia il progetto, ed è una delle pochissime cose che il Ministero finanzia in ambito contemporaneo. Per cui, io volevo far vedere un'ultima cosa, perché questa è stata, diciamo, la fase finale di un progetto sul territorio, perché 5 minuti poi dobbiamo andare via tutti. Questo è stato la chiusura del progetto Milano e Oltre, dedicato a 4 periferie milanesi in termini di formazione. E qui in questa abbiamo fatto una mostra festival, non so come chiamarla, questo è lo spazio della Triennale in cui abbiamo lavorato per un mese. Non è stata una mostra, è stato un festival della formazione. Praticamente tutti i giorni succedevano cose diverse. Workshop, convegni, performance, una serie di, ecco, questa è un'artista che comunque realizza con una macchina per cucire le spille per un progetto sul tema dell'Alzheimer. Lei è Laura Morelli, un'artista che lavora nel sociale, molto, molto brava. E questo è un progetto di Who Am I, un progetto virale attraverso il web, di un gioco sul web. Questa è una performance. E questo ha durato un mese ed è stato uno esperimento ed è una cosa che noi vorremmo riproporre in realtà, perché secondo me è una cosa in cui la copresenza di molte cose si sono contaminate a vicenda, è stato molto interessante e anche molto proficuo, per cui adesso non ho molti materiali da farvi vedere, non li ho portati perché ne abbiamo anche rimasti pochi. Però in rete dobbiamo metterlo. Sì, in rete c'era il programma, tutti i giorni c'era questo programma che cambiava e poi Density è invece il progetto, diciamo, di coesione sociale su questo
su questo territorio, per il quale fino adesso abbiamo fatto due progetti che si chiamano cascine committenti, in cui per diciamo come metafora di perché vado indietro. Vabbè, questi sono, diciamo, i progetti di density, che vuol dire, perché non so perché non va più indietro. Vabbè, comunque density è proprio un progetto appena iniziato che ha diversi sviluppi, diverse azioni nel campo. Uno di questi è out of fashion per una moda sostenibile, per cui lì ci sarà un corso di alta formazione sul tema della moda sostenibile con arte e moda, con tutta una serie di sfaccettature. È una nuova, diciamo, un nuovo corso che comincia, volta anche proprio a creare un immaginario, anche questo un po' ambizioso, diciamo, speriamo di riuscire, coinvolgendo anche le case di moda per inventarsi un nuovo immaginario, un diverso immaginario intorno al tema della moda, che non sia soltanto mondanità, che non sia soltanto moda a cheap chic, tutto questa che sta in qualche maniera anche distruggendo il settore stesso, perché comunque non c'è più il senso di valore, né valore dell'abito stesso, né tantomeno il valore comunque anche di un oggetto che ha una valenza emozionale per le persone, che uno mette e butta, mette e butta. E tutto questo si articolerà intorno a tutta una serie di workshop, sia con artisti che con le persone del quartiere, che sono invitate anche a parlare anche del proprio guardaroba, con fotografi, insomma, faremo tutta una serie di cose che stiamo ancora mettendo in pratica. Questa è una famosissima foto di Anna Piaggi, che è stata una grande protagonista della giornalista della moda, fotografato da Alfa Castaldi. È una foto fantastica, secondo me. Va bene, insomma, ecco, più o meno. Vabbè, sono troppe cose, adesso non credo che non possiamo parlarne. Questo è un progetto su Imola, ma non fa niente. Volete vederlo? Ah, ok. E questo è un progetto di arte pubblica che ho curato a Imola. Allora, a Imola vedete questa piazza meravigliosa, una piazza quattrocentesca. Con questo invaso, e che fino a poco tempo fa era stato così rovinato da un obelisco di epoca fascista, che aveva la pretesa di commemorare la Prima Guerra Mondiale. In realtà è veramente un'opera pesantemente così retorica. E con oltretutto una sorta di sopraelevazione diviso in quattro parti della piazza, per cui la piazza era inutilizzabile. E il comune è riuscito, con un progetto che è cominciato negli anni 90, a fare un lavoro di rigenerazione del centro storico, non solo di quella piazza, ma di altre due piazze attinenti, e restituire, diciamo, ai cittadini questa piazza, per cui hanno cominciato a rifare il mercato su questa piazza, e era una piazza deserta. Veramente il centro storico completamente deserto. Adesso ci sono due o tre caffè che sono venuti là, ed è una piazza che ha cominciato a rivivere. E la nostra idea era di portare, dovevamo anche proprio per il committente era comunque il ministero, che in qualche maniera, per non essere tirato dentro questa polemica dove c'erano ricorsi al TAR degli eredi di questi caduti della guerra, eccetera, è stato rimosso il monumento, per cui, ma in realtà sono sempre gli stessi quattro che protestano, perché i cittadini però fanno un sacco di rumore, l'opposizione, questa è un'amministrazione da sempre di sinistra, per cui l'opposizione, le solite, sì, esatto, solite dinamiche, eccetera, però anche piuttosto pesanti.
Allora, noi abbiamo indetto un concorso pubblico in cui hanno partecipato, sono stati invitati cinque artisti internazionali, tra i quali Alfredo Jarre, Christoph Wodizco, Grazia Toderi, Luca Vitone e Studio Azzurro. C'è stata una mostra e tra molte polemiche anche una votazione in parte aperta al pubblico. E l'opera vincente è stata quella di Studio Azzurro ed era un'opera per appunto questa striscia, diciamo, di documenti che riguardassero la Prima Guerra Mondiale, ma che fossero raccolte sia dalla città ma anche dai cittadini, per cui molte famiglie avevano ancora cartoline, fotografie, lettere inviate dai loro congiunti al fronte che parlavano anche della durezza di quello che hanno vissuto ed è diventato un monumento, cioè un momento di condivisione di un pezzo di storia che è in qualche maniera rimossa poi nella retorica dei monumenti normali, per cui in qualche maniera è un antimonumento. E questa striscia è una striscia che continua, che muove, e a fianco ci sono, vedete, anche delle scritte qua, eccetera, che sono dei frammenti di lettere che mandavano le persone di tutti i tipi, per cui quelli che dicevano che non so, che comunque erano pieni di pidocchi, però dice pidocchi sì, dice quelli almeno è un nemico che puoi affrontare, invece il nemico nascosto, quello eccetera, era molto più difficile, oppure raccontavano proprio delle difficoltà, delle, eccetera. E c'è stata una partecipazione di tutta la città, dell'archivio, questi documenti sono stati anche elaborati con le scuole, per cui insomma varie istituzioni della città, non solo, ma questo è una sorta di contenitore che viene proiettato da un proiettore esterno sulla facciata del comune che dà sulla. E potrà di volta in volta cambiare, potrà di volta in volta essere anche contenitori per nuove storie che comunque il comune, i musei civici, le scuole vorranno anche raccontare. Viene proiettato la sera, credo non tutte le sere, in modo che non sia troppo invasivo rispetto alla vita, poi vive di notte, vive dopo il crepuscolo, per cui insomma è qualcosa, è una sorta di presenza continuativa. Va bene, figurati.